Il giovane Paride, mentre accudiva il suo gregge, notò che uno dei suoi vitelli si stava allontanando dagli altri, dirigendosi verso una grotta. Si recò alla grotta per cercare il vitello perduto. Ma all'interno della grotta, Paride trovò qualcosa di incredibile. C'erano tre donne di una bellezza divina. Il pastore non dubitò che fossero dee. Il giovane non sapeva che stava per prendere una decisione che avrebbe cambiato per sempre il destino del mondo. All'inizio dello stesso giorno, la Nereide Teti sposò l'eroe Peleo. Tutte le divinità furono invitate al matrimonio. Gli dei si riunirono in un grande e vivace banchetto. Ma una dea non fu invitata, Eris, la dea della discordia. Era furiosa e decise di vendicarsi. Seduti al tavolo del banchetto, Atena, la dea della saggezza, Afrodite, la dea dell'amore, ed Era, la regina degli dei, stavano chiacchierando amabilmente. La dea della discordia volò sopra il tavolo del banchetto e lasciò cadere una bella mela d'oro tra le tre dee. Sul magnifico frutto c'era l'iscrizione «Alla più bella». Questa mela sarebbe diventata nota come il pomo della discordia. Le tre dee si contesero la mela. Dopotutto, ognuna di loro si considerava la più bella tra le dee. Con un potente ruggito, Zeus fermò la disputa tra le dee. Disse che quell'atteggiamento non era degno di divinità così importanti. Zeus pensò ad un modo per risolvere lo stallo. Scelse un giudice imparziale per eleggere la più bella tra le dee. La mela della discordia fu data a Hermes, che avrebbe condotto le dee dal giudice. Tra tutti gli uomini del mondo, il giovane pastore Paride fu scelto per risolvere la controversia. Non era il più saggio, né un grande conoscitore del concetto di giustizia, ma le Moire, le donne del destino, avevano tessuto questo futuro per lui. Dopo che gli fu spiegato tutto, al pastore furono presentate le dee. «Io sono Era, la moglie di Zeus. Scegli me e ti renderò il re più ricco di tutta l'Asia. Ti darò un palazzo splendido come l'Olimpo. Io sono Atena, la dea della guerra e della saggezza. Scegli me e sarai il più grande generale del mondo. Invece di guidare le pecore, condurrai gli eserciti e sarai riconosciuto come un grande conquistatore. E io sono Afrodite, la dea della bellezza e dell'amore. I miei epiteti mi garantiscono già il titolo di più bella di tutte. Scegli me e io ti darò l'amore della donna più bella del mondo». Afrodite gli mostrò l'immagine della bella principessa Elena di Sparta. Il cuore di Paride fu conquistato dal desiderio di avere quella donna, così bella da poter essere paragonata solo alla dea della bellezza stessa. Così il giovane Paride consegnò la mela d'oro ad Afrodite. La bella dea della bellezza festeggiò la sua vittoria. Ma il risentimento rimase nel cuore delle due dee sconfitte. Atena ed Era giurarono di vendicarsi del principe troiano ed il popolo di Troia avrebbe presto pagato un grave prezzo per la scelta di Paride.